fosse stato il migliore in campo in un ruolo per te forse un po' nuovo, quello di mezzala? Buonasera a tutti, grazie mille. Un po' nuovo, l'ho già fatto un po' a Lione, un po' alla Juve con Mister Pecchia. E sono contento per la vittoria oggi, anche a fuori casa è stata importante questa vittoria. Primo tempo avete sofferto un po' i primi 10 minuti, tra l'altro hai preso un cartellino giallo e quindi non ci sarai a Messina mercoledì. Poi sei cresciuto tantissimo, hai fatto una gran partita e soprattutto quel cross per Lescano, ci vuoi raccontare quell'azione? Perché è da tanto che non avevo giocato questo ruolo, quindi i primi minuti con Crescio e Davide Merola abbiamo un po' parlato, abbiamo un po' sistemato il pressing e dopo con la palla, quando posso un po' più giocare, vedere un po' giocare con gli altri, so che mi piace, sono forte a fare questo. E per il gol lo sapevo che arriverà il momento giusto, o il tiro o l'assist, quindi ho visto prima che la palla arriva, ho visto Lescano che mi piace la metterla tra la linea e il portiere, l'ho detto la metto qua, è sempre pericolosa e l'ho messo qua e Facco ha fatto benissimo lui e ha fatto gol. Tra l'altro con il Potenza assist a Vergani, poi hai fatto tanti assist a Merola, oggi gliene avevi fatto un altro, poi Merola non ha controllato bene, insomma uomo assist che non c'entra nulla con questa categoria, Rafia. No, non c'entro una di voi che l'ho detto io, sto qua a disposizione a imparare. Mi piace fare assist più di fare gol, è la mia filosofia. Lo so che nel calcio oggi dobbiamo fare gol. Io mi piace più fare assist, fare piacere al compagno che piacere è lo stesso per me. Quindi per ognuno del mio compagno sono a disposizione anche per il mister. Ti chiedo l'ultima cosa, chiaramente Zeman ha fatto intendere che lui ti vede o come mezzala o anche davanti la difesa. Io sono a disposizione, la settimana scorsa non sono entrato in campo, questa settimana abbiamo fatto tutti bene e il mister fa le scelte tra mediano, mezzala, esterno, trequartista, io sono a disposizione. Posso fare una domanda? Sempre al 100%. Arriva Massimo perché do l'auricolare a Rafia, tra un attimo vi ascolta, ti dico io. Ora ti ascolta Rafia, quindi puoi chiedere tutto. Allora, no, io volevo fare... Buonasera Rafia, intanto complimenti per questa prestazione, abbiamo detto di gran lunga il migliore in campo. Dopo l'ammonizione sei cresciuto in maniera esponenziale. Io ti volevo chiedere questo, perché io ti ho visto giocare attraverso filmati di 90 minuti, intere partite, 4 per la precisione, nella Juve Under 23, quest'anno da esterno alto a sinistra. Per me uno spreco, un giocatore della tua qualità non può giocare lì. Buonasera, grazie. Alla Juve è successo tante cose a questo mercato, da che dovevo andare via, non sono andato, quindi è stato un po' fuori rossa, sono stato un po' con la prima squadra e alla fine mercato sono rimasto qua. E il direttore Manna mi ha fatto giocare qua e ho provato a fare il migliore.